All'Aquila il 25 aprile è stato condito anche dalla polemica sulla cittadinanza onoraria Liliana Segre, con un botta e risposta tra il consigliere di Italia Viva Paolo Romano e il centrodestra. Romano ha fatto presente che nell'ultima seduta del Consiglio Comunale prima delle elezioni non vi è traccia della cerimonia di conferimento ufficiale di cittadinanza alla senatrice Liliana Segre, in spregio a suo giudizio al Consiglio che la votò per 2 volte in 4 anni all'unanimità. Eppure all'Aquila la storia, dice Romano, diventa miseramente di parte quando la mozione di conferimento della cittadinanza subisce lungaggini e tentennamenti e si conclude con un epilogo vergognoso. Per Romano, inoltre, un conto alla cittadinanza e un conto alla cerimonia di conferimento, che poteva essere fatta anche senza di lei, rispondendo al centrodestra. La situazione è che il Consiglio Comunale si è espresso unanimemente sia nel 2020 con una mia mozione, sia su una delibera di giunta comunale fatta dal sindaco Biondi, ha conferito in termini di deliberazione la cittadinanza, ma non ha mai fatto la cerimonia solenne. Dato che la Segre in tutta Italia o va lei di persona o partecipa da remoto o manda terze persone, si poteva fare la stessa cosa anche qui all'Aquila. Semplicemente non si è voluto fare, al di là delle giustificazioni anche abbastanza puerili del centrodestra, la verità è che non si è voluta fare. Poteva essere un bel segnale, soprattutto l'ultimo anno, e poteva essere un bel segnale anche il 25 aprile, cosa che, ahimè, anche per quest'anno non se ne parla. La replica dei capigruppo di centrodestra in comune ieri infatti non si è fatta attendere. La senatrice, dicono loro, ha accettato la cittadinanza onoraria ma è impossibilitata a partecipare per motivi di salute, per cui per loro Romano strumentalizza soltanto la vicenda. E sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco Pierluigi Biondi, che ha partecipato alle cerimonie ufficiali che sono state organizzate in città, alla Villa Comunale, mentre poi in Piazzetta dei Nove Martiri una colazione resistente con letture sulla libertà e la liberazione anche da parte dei bambini. Ma c'è stato detto dal figlio che la senatrice, anche per la sua età, va preservata per il ruolo che riveste, e quindi non si muoveva più e non faceva più incontri, e quindi si è deciso di ricordare la cittadinanza onoraria e di leggere anche la lettera che la senatrice ha inviato alla comunità aquilana in occasione della cerimonia dei giusti, a cui ha presenziato sia l'ambasciatore di Israele che la rappresentante della comunità ebraica. Quindi mi sembra una polemica creata ad arte per strumentalizzare un giorno importante che dovrebbe indurci alla riflessione, all'unità piuttosto che alla divisione e all'odio.